Bene, dovremmo essere in diretta. Diamo qualche secondo che ci sia l'aggancio. Penso proprio di sì. Anna, ciao tesoro, sei la prima. Un bacione grande. Bene, ci siamo. Ciao cara. Benissimo, ce l'abbiamo fatta il primo colpo, stiamo migliorando sempre di più dopo innumerevoli prove. Ce l'abbiamo fatta. Bene. Io ho già mandato un invito alla carissima Simona, che stasera sarà nostra ospite, mia ospite, nostra ospite di Focus. Fantastico. Mi sono tagliati i capelli, sì, vedi, ho fatto new look, tagliati i capelli. Ogni tanto lo faccio. Mi piace cambiare. Mi piace cambiare. Allora, vediamo un attimino. Stefania, ciao carissima. Allora, io ho mandato l'invito a Simona. Spero che riesca a entrare. Sa già come deve fare nel caso in cui non riesca, ma sicuramente ce la farà. Ce la farà. Bene. Ciao Felice, ciao carissimo. Qualcuno di voi, insomma, ci siamo conosciuti. Ok, ecco che approvo. Ok, io ho approvato, adesso dovrebbe aggiunta in corso. Secondo me Simona sta entrando nella diretta. Benissimo, fantastico. Intanto si aggiungo le persone. Giovanna, carissima, ciao. Ci abbiamo provato, non siamo riusciti a girare il video, ma fa niente, non ha importanza. Allora, vediamo. Eccola qua, grande Simona, non avevo dubbi. Immensa. Grazie, Allora, buonasera a vediamo un tutti. Io po'. Mi senti bene, Simona? Io sì, voi mi sentite bene, tu mi senti ti sento bene? molto molto bassa, ti dirò, eh. Proprio molto Io, boh, bassa. Aspetta, vediamo come mai. Allora, facciamo così. Visto che ti sento bassa, metto le cuffiette Brava, pure io anch'io, quella. così riusciamo a... Esatto. Eccoci qua. Secondo me, così dobbiamo essere a posto. Prova un po' a parlarmi. Sì. Mi senti adesso? Ah, adesso ti sento bene, vedi, con le cuffie ti sento bene, Oh. perfetto. Oh, là. Bene, bene. Ah, tu hai girato il telefonino, vuoi che lo giro anch'io? Facciamo un tentativo. Lo Brava. giriamo tutte e due. Vuota il Yeah! telefono. Ce la facciamo? Fatto. Yeah! A posto. Aspetta. Yeah! Fantastico, fantastico, ce l'abbiamo fatta. Vedi Simona, con te è tutto Fantastica. semplice. È tutto Magari. fantastico. Magari. Allora, no, 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 sei brava, Su, sei più brava di me sicuramente con la tecnologia, fuori discussione. Lo sai benissimo, no? Che mi hai aiutato più di una volta, mi hai dato dei buoni consigli. Questo consiglio ci ha dato la Giovanna, che ringraziamo, mandiamo tanti Brava. baci, perché Grazie, Giovanna. giustamente ogni tanto mi arrivano delle dritte dalle persone che mi seguono, che ci seguono, no? Allora mi hanno detto, Ilde, vuota il telefonino, fai... e tu vabbè, proviamo, ho detto, vediamo se riusciamo. Vedi che in effetti era più semplice di quello che sembrava, Esatto, ma brava. sembrasse, va bene, 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 bene. Allora, cara la mia Simona, eccoci qua. Una diretta dopo un po' di vicissitudini, però siamo tutti qua e siamo tutti contenti, giusto, di essere qua. Assolutamente sì, felici. Ecco. Bene, ecco, malgrado il momento non proprio felice, però noi non perdiamo la speranza, teniamo sempre alte le nostre vibrazioni, le nostre preghiere, perché non siamo soli. Questa cosa No, ci ha insegnato tutti, assolutamente. che non siamo soli anche nei momenti peggiori della nostra vita e dobbiamo avere assolutamente fiducia che non siamo abbandonati a noi stessi. Ecco, c'è qualcosa di superiore che comunque in qualche modo veglia sulle nostre vite. Che sono Esatto. molto di più di quello che si può vedere. E stasera daremo un'altra prova, perché tu sei un'altra testimone, che peraltro Simona Esatto. stasera, io lo dico, Simona stasera, oltre a parlare, diciamo, della sua esperienza, parlerà anche delle esperienze di due amici che sono un pochino più, diciamo, meno tecnologici, e quindi hanno Un po' chiesto grandini. autorizzazione. Ecco, e hanno chiesto e autorizzato Simona di parlare in nome loro, perché volevano comunque dare la loro testimonianza, che è molto importante, perché
una testimonianza che è veramente straordinaria. Ecco, quindi ci tenevo, anche se loro non ci possono essere in presenza, ma tu sei un'amica carissima loro, quindi puoi fare da tredunion, capito, da testimone, perché è stata veramente una cosa che mi è rimasta nel cuore, per come si è sviluppata, ecco, questa cosa. Io, se tu sei d'accordo, Simona, intanto diciamo che tu sei una mamma, ok? Sei una mamma bravissima, che Esatto. lavora, impegnatissima, con famiglia, con tutto, con un Sì. bellissimo bambino. Un bel bimbo che prima è apparso durante le prove di Esatto, meraviglioso, conduzione, esatto. meraviglioso, che tu gli hai Esatto. detto, questa è la zia, lui fa, ma la zia, non la Una conosco. zia. Infatti, io ho detto tu no. E c'è un Tua motivo per sorella cui tu. sono la zia, Sì. dopo lo racconteremo anche questo, no? Quindi direi, Assolutamente. allora, se vuoi raccontarti tu con due parole, se vuoi aggiungere qualcosa a quello che ho detto, o se no passiamo direttamente al racconto, come preferisci tu, Simona. Tu sei venuta qui No, con tutte le... ti sei bloccata? Mi vedi? No? Sì, ci no, sei. io sì. Sì. Yes. Ok. Perfetto. Allora, ascoltami, io direi passerei al racconto dei tuoi due amici, se vuoi. Io me lo ricordo bene, tu se, non so se vuoi raccontarlo tu, preferisci raccontarlo tu, io aggiungo se mi viene in mente qualcos'altro, perché quella Aggiungi volta se tu... ti viene in mente. Sì, Perché esatto, era il... ascolta, loro come te l'hanno raccontata? Così dopo ti racconto la mia parte come l'ho vissuta io da quella che ha dato il contatto. Loro come te l'hanno raccontata? Che Loro sono me l'hanno venuti... raccontata che poi io ti ho conosciuto lo stesso anno che ti hanno conosciuto loro, perché tu sei venuta al convegno di Roma, che era marzo Esatto, 2016, al quindi convivo di Roma, sì, infatti, infatti. no, sì, no, mi sa che era febbraio 2017, febbraio 2017 Forse anche credo. 2018, non vorrei dire Simona, forse O, 2018, no, perché 18 a dopo... Santa Marinella, 18 a Santa Marinella. Ma io ho fatto prima Roma e poi Santa Marinella, lo Sì, stesso anno, esatto, prima sì. Roma. Era febbraio il convivio, se non sbaglio a ricordare male, e a maggio era il Febbraio. Santa Marinella. E allora sì, febbraio 2018, sì, il convivio, Sì, esatto. esatto, E sì. maggio Santa Marinella, è vero, sì. Però, Esatto, e quindi ci siamo conosciuti là, nel 2000, a febbraio del 2018. Sì, è esatto. Esatto, vero. però in quell'occasione lì io e te non ci siamo visti, mi sono vista con i tuoi amici, giusto? Esatto, ricordo giusto, no? Ci siamo visti con i tuoi amici. A febbraio ti sei vista prima con me e poi con loro, però Ah, io ok. non sapevo nulla. Poi dopo loro mi hanno raccontato che Sì. hanno fatto l'esperienza della metafonia con te al convivio Esatto. Di di Roma. Roma. E Esatto. giustamente il padre di loro sono amici miei perché il figlio, io andavo a scuola con il figlio, io e Esatto. Alberto abbiamo 4 anni di differenza. E l'Alberto è andato nell'oltre a febbraio del 98, nel febbraio del 98. Esatto. E quindi il padre è venuto a fare metafonia, ma anche se fossero andati da fare contatti con i medium, il padre è sempre scettico, nonostante siano passati 24 anni che il figlio ha fatto questo trapasso, il padre è sempre scettico quando ha questi Sì, appuntamenti. giustamente. Anche quando è venuto da me, me lo ricordo perfettamente. Era proprio chiuso. Anche Lui mi ricordo. Alberto gli dà tutte le peggio prove Sì. e quindi questo, ma lui è sempre scettico, è così, quello Esatto. è carattere. No, infatti io mi ricordo che lui entrò dentro la stanza e disse: io non credo a queste cose, subito, no? La prima cosa che ha detto, però mia moglie sì, e quindi io l'accompagno. Io gli ho detto: guardi, mi dispiace che dovrà assorbirsi una cosa che non interessa. Comunque si siede sulla poltroncina e io faccio il contatto metafonico con sua moglie, no? Quindi per la mia Assolutamente. parte. Non è la prima volta che mi succede di avere, capito, persone, due, una che Persone crede e una che non scettiche, crede, no? Io esatto. non discuto nel senso, no? Io faccio quello che mi viene chiesto per chi mi viene chiesto. Poi se ce lo vuole, come in questo caso, a lui è arrivata una prova mega galattica, no? Esatto, perché lui dice tanto io sono sordo, dice Simona, io sono andato lì a sentire, dice io sono sordo perché facevo le immersioni e quindi mi si Esatto. è forato il timpano. E va bene, detto alla fine, dice ho sentito tutto. Ah, gli ho detto, hai visto? Allora, hai visto? Gli ho detto,
così, sì. Esatto, Poi esatto. è una cosa, è un'altra cosa che Simonetta, sicuramente la mamma d'Alberto, è sbiancata davanti al marito perché certe cose lei non le ha raccontate neanche a me. Il fatto delle monetine, che lei mette le monetine da 1 centesimo e 2 centesimi dentro al comodino legate con lo scotch, le raccoglie e poi dopo va a fare dal panettiere. E quindi il figlio gli ha dato questa prova, con te proprio il Esatto, nome, in megafonia, quindi questa perché prova lui è entrato assolutamente dicendo questa sentita. cosa. Io, anche se volessi, non potrei sentire perché sono sordo. E io, figurati, già non credeva in più sordo, cioè per me il discorso era chiuso, ovviamente. No? E io mi sono rivolta cioè, chiaramente questa signora, no? E il figlio è arrivato subito, che io non sapevo niente di queste persone perché sono arrivate alla mia porta, ma io non sapevo neanche i loro nomi, zero, ecco quello No, che no, voglio no, dire, no. no? Mai visto in vita mia. Loro si siede, suo figlio arriva come un treno, capito, ad alta velocità, arriva subito sparato con la sua voce e le dice a sua mamma, dice: "Mamma, guarda che io lo so che tu raccogli, come dici giustamente tu, Simona, le monetine da 1 centesimo, fai i pacchettini di 1 euro, le nascondi nel comodino e le dai alla panettiera", perché... E lei è diventata povera donna, tutta rossa, capito, le belli rossi. Il marito si è girato verso di lei, ma tu è una scena comica, si No, gira io verso non lei ho di visto scatto, la scena, io ma l'ho immagino, perché vissuta, si Alberto gira è verso di lui e tremendo. gli fa: "Come tu raccogli i centesimi per dare alla panettiera? Cos'è questa storia?" E le mette il culo, e lei: "Eh sì, sai, perché tanto alla panettiera servono, a me mi danno solo fastidio, mi danno solo noia, no? Faccio i pacchettini." E suo figlio, in metafonia: "Se ti va bene di perdere tempo così a te, per me non c'è problema, no?" Al che lui prima si è rivolto verso la moglie, perché questa cosa non la sapeva neanche lui, no? Quindi, poi si è rivolto verso di me e mi ha detto: "Ma io sento." E io ho detto: "Ma come? Mi faccia sentire." Cioè, proprio lui l'ha scomodato. "Mi faccia sentire." Io rimetto in moto il tracciato e lui riusciva a sentire tutto. Lui era sconvolto davvero. La moglie, contenta, perché puoi immaginarti, poi il messaggio è andato avanti, ha detto: "Adesso non mi ricordo tutte le... questa cosa è stata la cosa che mi è rimasta No, in perché mente." poi loro si dimenticano. Quando io gli chiedo che cosa ti ha detto Alberto, dice non mi ricordo, come mezz'ora. No, dice non mi ricordo, dice mi si resetta la Esatto, memoria. sì, anche io non Ma mi è ricordo più perché... vero, eh? Adesso gli do ragione. No, sai perché? Perché purtroppo, al di là delle altre cose che gli ha detto, che non mi ricordo, questa qua delle monetine era una cosa importante da dire. Sai perché? Beh, uno, perché questa persona era sorda, quindi non poteva fisicamente sentire, e invece la voce di suo figlio, che è arrivato peraltro con la sua voce, l'ha sentita benissimo, quindi la cosa straordinaria, e la prova eclatante è stata questa. Questo Anche a Santa fatto... Marinella è arrivato con la sua voce. Ci stavo Esatto. io perché Simonetta mi ha detto: entra con me perché devi registrare l'audio. E quindi Esatto. io ho registrato col cellulare mio. E quando ho detto: questa è la voce di Alberto, infatti, poi mi sono stata zitta e lei ha detto: cioè, questa è la voce di Alberto. È arrivato con... perché lui aveva tipo la S moscia. Ah, E ecco, quindi è vedi. arrivato proprio ciao, ciao, così, no? E qui parlava così, come Paperino per capirci, no? E quindi ho detto: questa è la voce d'Alberto, però ho detto: forse io, innamorata già da quando facevamo le Certo. superiori, pensa adesso. E quindi niente, dice: sì, è la voce d'Alberto, ah, là, vedi che non è l'orecchio mio che sente male. Sì, e quindi è. Sì. È stato straordinario, è stato veramente straordinario. Infatti mi ricordo che poi per tutto il convegno non mi hanno, cioè, mi sono stati vicini, capito? Lui ha cambiato completamente atteggiamento anche nei miei confronti perché aveva capito che era una cosa genuina, perché non era un capitolo. Però questa No. cosa è importante dirla e testimoniarla, perché tecnicamente io ho sentito qualcuno che ha detto che la metafonia sono delle cose che rimangono sospese nell'aria, capito, nel mentale, uno riesce a recepirle. Allora, in questo caso, voglio dire, In questo caso no. è una cosa che non sapeva nemmeno il marito della moglie che viveva nella stessa casa, quindi hai capito? Ed Assolutamente. era l'ultima cosa che pensavano, di cui insomma, non era certo la prova che si aspettavano, magari pensavano ad altro, capito? Invece è stata questa prova, capito? Quindi grande prova per lei, grande prova per lui. Lui perché era Sì, e sordo, lei perché è una cosa che sapeva solo lei, quindi capisci che è una cosa sapeva solamente lei, assolutamente, assolutamente straordinaria, sì. no? E beh, come io lo chiamo zio Alberto, e come la mia figlia è arrivata e dice: io collaboro con zio Alberto e tu Sì. non lo sai che io lo chiamo
Alberto, e non ti ricordi neanche il Esatto, nome del io suo non lo figlio, sapevo. perché Non lo sapevo esatto, perché l'ho io. scoperto dopo che eravate legati voi, perché non lo sapevo assolutamente, che ci siamo visti a Santa Esatto. Marinella e non avevo certamente con un appuntamento ogni mezz'ora collegato le persone a distanza di tempo, No, 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 fuori discussione. assolutamente. E tuo Ma non figlio, è te lo vero? ricordi neanche, cioè, No, no, vorrei no, no, io mi dire. ricordo i messaggi. Io quando ho dei messaggi sono una specie come capito, quello che ricevo do, quello che ricevo do. E quindi la mia memoria è veramente non trattiene niente, nel vero senso della parola, Esatto. Un muro, no? esatto. Sì, Vado, esatto. vado, Va. vado, vado proprio. Quindi ti dico, questa cosa è stata straordinaria, credo, i tuoi amici e anche Alberto che comunque dopo è tornato con tua figlia in un'altra occasione. Poi adesso raccontiamo di noi a questo punto, dei nostri contatti, no? Quindi la cosa, Certo. come ci siamo, insomma, conosciute. Allora, Santa Marinella, altro convegno, tu sei Sempre a Roma. entrata, sempre a Sempre a Roma, Roma, quando mi assolutamente. vuoi. Prima è arrivata la prima figlia. È arrivata la prima Esatto. figlia e bellissimo contatto, perché lei aveva visto le Timberland che indossavi, che io non sapevo neanche di che È stava a vero, parlare. vedo le Timberland, mi ricordo, ve l'ho detto, vedi Vedo questa cosa? Timber, Ti ho detto, vedo le vedo Timberland sotto Timber. il tavolo. Sotto Sì, al tavolo, esatto, te l'ho avevo le detto subito, ci ho Timberland. detto, ma che sta? Dice, sta sotto al tavolo. Infatti ho detto, vabbè, penso di sì, perché giustamente lei era piccola, cioè aveva 2 anni lì, perché io l'ho persa ad agosto del Esatto. 2015. E quindi mi è rimasta impressa Esatto. questa cosa, che vedeva le Timberland 2, esatto, e quindi questo. E poi ci siamo rivisti, che cos'era, febbraio 2018? Maggio 2018, sì, maggio 2000, Esatto. esatto, Sì. E l'11 maggio 18. 2018 a Santa Marinella, Esatto. e Esatto. Che tu che sei venuto che era per chiedere un contatto infatti per tua figlia. per Lucia, esatto, e quindi ignara di tutto, lei era pure infastidita perché mi ha detto, io ho qua sorella con me. E lì ho detto, allora sarà vera questa cosa, perché sono rimasta incinta di 2 gemelli e Francesco è riuscito a nascere, però Chiara nessuno l'aveva mai vista in ecografia. Però io me la sono ritrovata in mano, purtroppo. Esatto, sì. E quando sono andata dal ginecologo, gli ho chiesto, ma secondo te, perché poi giustamente ho cambiato ginecologo, Certo, nessuno aveva mai visto. Esattamente, era il minimo da fare. il minimo, nessuno aveva visto, ma nessuno veramente, né al pronto soccorso né al ginecologo privato. Vabbè, cambio ginecologo e gli faccio vedere la foto di questa cosa che mi era rimasta in mano. E mi ha detto, dice, se ti dico che è un feto, che cosa ti cambia? Dice, viviti la tua vita, la tua gravidanza, viviti in serenità la tua gravidanza e va bene così. Però niente, alla fine mi ha dato conferma Lucia che quando il primo contatto a febbraio 2018, Lucia mi diceva siamo in tre. E io dicevo certo, perché a casa mia sei tu, Lucia, mia madre, che già stava nell'oltre, e Alberto. Invece no, i tre erano Lucia, Chiara e Francesco I tre dentro fratelli, casa. perché I tre Francesco, e fratelli. Francesco è quello che è chiaramente con te, e gli altri due erano Esatto. una bambina che tu hai già perso, per quella quale avevi chiesto un Esatto. contatto, e la sorellina che tu invece, essendo stata, diciamo, Ignoravo. non arrivata alla nascita, tu avevi la foto, perché io me lo ricordo, Esatto. che quando io ti dissi, Sì. ma qui lei dice che hai per mano la sorellina, com'è possibile? Tu mi hai chiesto solo di una bambina, qui sono in due, no? E mi ricordo che tu scoppiasti in un pianto Come di sempre. emozione. E mi tiresti fuori il telefonino e mi facesti vedere la foto di questa, capito? Di questa bimba non formata completamente, me la facesti Esatto. vedere, E noi ci capito? siamo incontrati l'11 maggio 2018 e io Chiara me la sono ritrovata in mano l'11 maggio 2016. Quindi, Esatto. giustamente, bisognava darle un Sì. nome, no? E Mi infatti ricordo l'abbiamo che abbiamo deciso deciso. di dargli un. Esatto. Io mi Alla... ricordo che ti disse, adesso sai che c'è, e allora dobbiamo dargli un nome perché quando viene dobbiamo riconoscere. Esatto. Come l'avresti chiamata se fosse arrivata, diciamo, al parto, alla nascita? E tu mi hai detto Chiara, no? Chiara, Chiara, Chiara. E allora hai detto, Chiara. va bene, allora facciamo così, siamo io e te, io faccio la madrina, la chiamiamo La Chiara da Madonna, oggi in poi. E esatto. lei ti ricordi che ti disse grazie mamma, è la prima cosa che sentimmo Grazie. dopo che No, ha detto, te lo ricordo. finalmente ti sei accorta che ci sono anche io. Sono Nella ancora in tua... quella.
Alla Eh sì. parte finale mi ha detto: finalmente ti sei accorta che ci sono anche io. Mi ha Eh sì, detto: eh sì. giustamente, cioè, quindi queste sono prove veramente. Chi le poteva sapere? No, infatti io ho Esatto. capito, io ero stupita perché tu mi hai detto di una bambina, e ho detto, ma come mi dice una? Qui sono due, capito? Non riuscivo a Pure capire io, perché, capito? Due anche io sorelle, sapevo che era solamente capito? una, perché Invece era l'altra non così. si è mai manifestata. Invece Eh no, sì. tant'è che Alberto mi disse, un contatto che feci sempre al convivio di Roma con un medium, Sì. mi ha detto che erano due. Sì. Però lì per lì non ho dato peso, io ho detto: ma io ce n'ho uno dentro la pancia, ho detto: com'è Esatto, possibile? E poi dopo ho capito. E quindi. eh sì, e poi si è fatta Poi. riconoscere altre volte perché poi abbiamo avuto degli altri contatti, io e te, anche nelle dirette è venuta più di una volta Esatto. Chiara, è venuta, vero? Si è manifestata per un saluto sempre, sempre, No, ma si è io sono bloccata. una No, io ti vedo. Io ti vedo. Mi vedi? Sì, no, intanto si blocca, Sì. ma ti vedo. Sì, va tranquilla, si vede, tranquilla, tranquilla. Ma E guarda. niente, quindi adesso, non so, se vuoi dare qualche altra prova. Sì, mi Dimmi. senti? Mi senti Ti adesso? sento, sì, ti sento, sì. Che si è pure arrabbiata quando è venuta nelle dirette tue che fai la sera, perché dice: io sono una bambina non nata, capito? Per farsi riconoscere, no? Perché Esatto. eravamo tutti una mamma che aveva la bimba che si chiama Chiara, e quindi è andata via, è ritornata per dire: io sono una bimba non nata. Quindi Vedi, è una cosa che. questa è la dimostrazione che bisogna dare anche a tutti, Simona, che anche i bambini non nati hanno un'anima, indipendentemente che arrivino al parto, capito? E nel momento in cui si forma la vita c'è ed è Il eterna, prodotto del punto. concepimento, esatto, il prodotto del concepimento. Ma Non una a caso cosa dopo 15 giorni batte il cuore, quindi voglio batte il dire, non a cuore, caso. esatto. E una cosa importante, poi io ho battezzato queste due bambine, Lucia. Ti vedo bloccata. Mi vedi bloccata tu? Mi vedi Mi vedi bene? bloccata? Aspetta, mi sposto ancora, aspetta, mi sposto così, vediamo se senti meglio. Aspetta, vediamo un attimino. Mi Mettiti senti come meglio l'altra volta, così? Ti aiutami trovi tu. meglio? Perfetto, Esatto. perfetto. Ok. Vediamo loro. Io intanto Ok, sposto quando vedo che fa un po', capito, brava, sbirulino. perché da quel lato là si sente bene, come ti senti a suo tempo. Esatto. Sì, da questa parte è meglio perché è più vicino in linea d'aria. Sì. Esatto. Sì, e quindi io Tranquilla, gli altri. scusami, ti lascio parlare, dimmi. E quindi io a Lucia e a Chiara gli ho fatto il battesimo dei bambini non nati e gli ho dato sia a Lucia che a Chiara un secondo e un terzo nome. Chiara si chiama Chiara Luce Maria. E quando è venuta con te la prima metafonia che abbiamo fatto privatamente durante la pandemia, lei si è presentata con Luce Chiara, con il nome di Luce Chiara. Dice: perché? Esatto. Dice: perché lei è una figlia di luce. No, perché lei si chiama Chiara Luce Maria. E quindi c'è proprio una testimonianza che solo io potevo sapere. Un'altra Sì. cosa, quando lei ha detto: e lo zaino gli manca, perché mio figlio adesso che va a scuola, Francesco, non può portare lo zaino a scuola per via del Covid. Quindi loro entrano in classe solo con il bicchiere dentro una bustina, che io devo cambiare giornalmente questa bustina. E quindi lo zaino non ce l'ha, sto ragazzino. L'anno prima sì, adesso no. E quindi è una cosa bella, oltre più quello che si fa sentire, perché un giorno stavo lavorando, io lavoro da casa in smart working, e mi sento suonare al campanello. E lei ti disse in metafonia: t'avessi suonato. E me ne so accorta che mai suonato. Solo che non Non c'era c'è. nessuno. Non c'era nessuno, no, perché stavo da sola, a casa stavo da sola, il campanello, un appartamento, un palazzo di tre appartamenti che no, non si muovono gli altri due, gli altri inquilini, gli altri Esatto. condomini, e quindi stavo da sola e mi ha suonato il campanello, oltre ai giochi di Francesco, il camion, quello della spazzatura o quello dei pompieri, che ho dovuto Che su portare via.
suonavano da soli. Tant'è che i clienti dicevano: "Ah, signora, sta lavorando da casa?" Io ho detto: "Sì, che si sente?" Dicevano: "Oh, hai i sì. bambini dentro casa?" Io ho detto: "Ah, sì, ho i bambini." Perché si azionavano da soli Eh questi sì, e giocattoli. mi ricordo che nel messaggio te l'aveva detto, sono io, te l'aveva detto una cosa, ti ha fatto capire che i giocattoli erano lui che li azionava, sì, capito, farti, che io non sapevo niente, non mi avevi detto niente, anche lì, capito, No, lui ha dato assolutamente prova di no. essere in casa, no, con te, giocava con sua Assolutamente. sorella, capito, semplicemente, Esatto. e Sì. quindi è questo, Assolutamente. quindi ti fa capire veramente quanti siano presenti nella nostra vita, no, questa è la cosa, quindi Esatto. vedi, io Simona ritengo la tua testimonianza mega importante. E per tutte queste cose straordinarie che ti sono successe, quella di tuo amico, che è peraltro figlio dei tuoi amici, che comunque anche Figlio dei loro a miei loro amici. volta hanno avuto una prova straordinaria, che penso che veramente il confine lì fra medianità e miracolo è molto labile, secondo me, perché quando tu Certo. hai un problema fisico che ti impedisce di ascoltare, che peraltro le voci metafoniche sono flebili di loro, ed è vero, sono abbastanza difficoltose. Lui ha sentito Infatti, benissimo perché si doveva è sentito sentirlo quel bene. messaggio. Sì, doveva Infatti sentirlo. Chiara arriva con una voce più, chiamiamola voce, più leggera, più delicata, perché Esatto. lei mi disse, dice, io sono la fi ero figlia debole, perché lei non si è attaccata. Non si è attaccata Sì. bene, e quindi per farmi capire la differenza tra Lucia che arriva, che è un fulmine, che è un Sì. caterpillar, come lo dico io, e lei Esatto. arriva proprio delicata. Non so da chi ha preso questa delicatezza. Eh sì, però vedi, la sua presenza c'è, perché adesso tu vedi che nella tua mente senti sempre, hai tre figli, capito quello che ti voglio dire? Non ne hai, Assolutamente, capito? assolutamente. Ecco, Non a ne ho tutti gli due. effetti, no? E penso che chi ti guarda e ti vede comunque, malgrado questa tragedia, che comunque parliamo sempre di tragedie, ma quando una persona riesce comunque, malgrado tutto, a portare la testimonianza e anche magari a dare un sorriso, vuol dire che tu hai una grande forza e te ne va dato atto, come tutte le mamme che ho, persone che sono venute qua a testimoniare, perché comunque è questa la Percorso mio differenza è che fa, diverso, capito, avere un contatto fatto bene. Lo il percorso so. mio però è diverso. Evidentemente io, Dio sapeva che non potevo portare un dono più, un dispiacere tanto grande, perché io piango adesso per loro che non sono nate, che erano veramente di 3 mesi Sì. e 4 mesi, e quindi tu pensa se fosse successo. Non lo so, e quindi io dico sempre che è andata bene. Il dolore è diverso, perché comunque il dolore ci sta, la sofferenza ci sta, certo è normale, Certo. però Certo. io no, come se mi sentissi, che ne so, tutelata, perché non lo so, perché quello che ha passato Simonetta e Alberto, non lo so, Alberto aveva 21 anni, eh. Lì è una tragedia, su quelle sono tragedie perché insomma è inutile, capito? È dura comunque perché è È durissima anche dura, così. È chiaro che un figlio dura. che comunque ce l'hai per 21 Un anni, lo figlio è un cresce figlio. tutto, come dico Esatto. sempre io lo dico sempre Simona, l'ho sempre pensato, cioè, io infatti per quello che i genitori do sempre la precedenza, comunque tu lo sai, no? Malgrado le tempistiche mie lunghe, se appena posso io aiuto, cioè l'infilo, gli faccio passare avanti, perché comunque so e insomma sono convinta di questa cosa, che per quanto per tutte le cose brutte che ci possono succedere nella vita, di tutte le malattie, però perdere un figlio è una cosa secondo me che è al di sopra di ogni Una cosa, cosa. cioè non esiste, capito? È una cosa innaturale, una cosa che uno non può accettare, poi lo devi accettare perché non cambia niente, come puoi accettare le altre cose brutte della vita perché tanto non puoi far diversamente, però resta un dolore che ti dura per sempre, cioè non c'è, cioè a malapena, e ringrazio Dio che c'è la metafonia, ringrazio Dio perché so quanto possa ridare quantomeno un equilibrio, Un equilibrio, capito? sì, Dove assolutamente. queste persone non hanno più, perché io aiuto tante persone e la maggior parte riesco in qualche maniera, capito, al cielo piacendo, perché dico sempre non è merito mio, lo dico sempre Simona, no? Io dico il mio merito è dare il mio tempo, mettere la mia faccia, ma non ho altri meriti, no? Ma quando mi dicono ah ma sei brava, io non, quasi quasi mi dà, capito, non voglio che si dica questa cosa, no? Perché non è vero, cioè nel senso io non ho nessun merito, sono una persona normalissima, chi mi conosce lo sa, sono proprio semplice, non...
non È sono piena di semplice, però ego, c'hai questo capito? compito tu sulla Terra che è un compito bellissimo, no? E quello è. No, quello sicuramente, Simona, sicuro, Quindi sicuro. No, no, io siamo sono stata la d'accordo. prima che ho beneficiato, diciamo, quando ho avuto io bisogno, diciamo, nel momento del dolore, del bisogno, anche per me la metafonia è stata un'ancora, capito? Perché comunque ho avuto un aiuto, veramente un sostegno, mi ha dato speranza, come per dire, tieni duro, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Quindi, capito, io mi sono aggrappata veramente come un gancio in mezzo al cielo, no? Quindi, come è stato importante per me, ritengo sia importante anche per le altre persone, no? Poi ognuno fa le sue scelte, non c'è nessun obbligo, lo dico sempre, no? Ognuno ha il suo percorso spirituale. Non è che noi possiamo, anche le volte nella stessa famiglia, io vedo nella mia famiglia, c'è chi ci crede, c'è chi ha paura, c'è chi non ci Certo. crede, eppure siamo tutti nella stessa famiglia, no? Quindi anche mio Piano, non marito ci vuole dice, credere. Io eh penso sì, sempre perché che dice sì, qui perché non io ci vuole conosco te. credere, Esatto, perché sanno, capito? mi conoscono, sanno, cioè la mia vita, io mi hanno conosciuto, anche mio marito ti conosco mi conosce da 40 anni, quindi mi dice, so per più di 40 anni della vita, Più mi di dice, so 40 anni. perfettamente che persona sei, hai capito? So perfettamente che persona sei. Ho paura perché so che tu dici la verità, questa cosa mi rimette in discussione tutto, capito? Quindi io preferisco neanche non affrontare nemmeno il tema, cioè non lo voglio neanche sentire, perché comunque, non perché non creda, appunto perché ci crede, ha paura di dover Chi rivedere tutta la crede sua ha vita, paura, no? certo. La paura è diversa, no? Da quello Sì. che non vuole credere, nonostante le cose palesi, no? Ad Esatto, che poi dico sempre, esempio. se c'è una cosa, non aver paura è proprio questa, dico, non c'è niente da aver Esatto. paura, lo dico sempre, però. No, è una cosa bellissima, soprattutto perché apro una Parentesi. parentesi di mia figlia Lucia, che mia figlia Lucia, quando io andai in ospedale, mi dissero, dice, signora, lei ha fatto l'uovo bianco, quindi solo la camera gestazionale, non il feto. Io poi dopo mia figlia me la vedevo che mi girava per casa e parlava. Allora ho detto, sono matta, io sono arrivata perché la voglia di diventare mamma, guarda che cosa mi porta a fare, perché a vedere questa Esatto, bambina. esatto. E invece poi ho chiamato Simonetta, ignara di tutto, perché io Simonetta non mi ha mai parlato, nonostante non mi ha mai detto faccio parte di questa associazione, o mi O raccontava faccio i questo tipo di contatti, o ricerca, faccio queste ricerche, questi studi, mi interessa, certo. assolutamente no. E io gli ho detto, ma tu lo vedi Alberto, tu tuo figlio lo vedi, ti sente che te parla? Dice sì. Gli ho detto, allora non sono matta, perché io vedo una bambina che mi gira per casa, dice non mi dire niente, prendiamo l'appuntamento con qualche medium disponibile al convivio. Io gliel'avevo detto che era gennaio e il convivio c'è stato a Figurati. febbraio, dice vediamo chi c'è Vedi. rimasto disponibile. E quando ho fatto il contatto con la medium, dice mamma, io non sono, dice mamma, tu non sei matta, appena che è arrivata, tu non sei matta, dice sono io quella che mi vedi, quella che mi vedi col vestito colorato, perché io la vedevo col vestito colorato a righe. Io ho detto, ma com'è Sì. possibile? E quindi vorrei dire, è lei che mi ha accertato, se vai a vedere anche Chiara ha accertato me, capito? Sì, Quindi perché loro ti cercano, no? Cercano in qualche maniera il contatto per far capire che ci sono, cioè loro cercano in tutti i tutti modi sono. farci capire che ci sono, capito? Quindi Esatto. consegni straordinari. Poi chiaramente, come dici tu, uno, anch'io come io ho capito quando pensavo che la metafonia fosse, se, mi sembra di sentire, una volta che l'ho affrontata io, l'ho vista fare da Riccardo Di Napoli, che è stato il mio primo maestro, quindi è amico, perché poi si è sviluppata anche l'amicizia, perché Riccardo, veramente, vedi quelle persone che ti cambiano la vita. Riccardo, quando mi ha conosciuto, ma la prima volta che mi ha conosciuto, io ero con una mia amica, che se è in ascolto può testimoniarlo, sono andata da lui, no? Io sono rimasta sconvolta perché io che ho sempre pensato alla metafonia, ma gli sembra di sentire, sentivo tutto, no? Ero sconvolta. Peraltro, io sono andata là per aiutare questa mamma, non per me, e malgrado questo sono arrivati messaggi a valanga che Pure per te, Riccardo mi ha certo. detto, mi disse, tu sei una metafonista e non lo sai, tu non ti rendi conto cosa è successo oggi. Cioè, tuo papà, Esatto. che era venuto mio papà, si è fatto spazio dove non c'era nemmeno la parola per far arrivare il messaggio, neanche la base, niente, le voci arrivano, le voci arrivano così. Ha detto, tu sei una metafonista e non lo sai, perché non lo fai? Perché puoi aiutare tante. E io, no, 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 io questa cosa, no, no, ci mancherebbe, io ci invento altre cose, io dipingo. Cioè,
Chiaramente anch'io, capito, la mia azione è stata la difesa, no? Perché dire non è... E poi invece, assolutamente. vabbè, quando Invece è decidono che per stato te basta, quando già hanno decidono, deciso. perché pure mia figlia mi ha detto, Lucia mi ha detto tramite altri medium, dice andrai a testimoniare, tu testimonierai, ho detto se te pare, ho detto ma chi mi chiama? A chi Invece, domanda vedi? Dio? Invece Vedi? vedi, invece sono stata di aiuto a tante mamme, perché poi io pubblico le mie cose su Facebook, i segnali che ricevo e quindi con le Esatto, mamme esatto, purtroppo esatto. mi chiedono, no, perché giustamente, cioè come mai, Certo. le mamme con figli speciali, no, che stanno nell'oltre, come Più che le speciali. Però mie. Eh vedi, sì. alla fine diventi anche tu un mezzo, no? Cioè, anche se non lo vogliamo, il nostro malgrado diventiamo dei mezzi, no? Quindi ci Essere un mezzo. usano. Sì. È Assolutamente. così. Infatti sì, loro mi hanno usato perché alla fine, dicevo, aiuterai una mamma, mi disse mia figlia 2, 3 o 4 anni fa, aiuterai una mamma, ho detto ma perché? E poi dopo questa mamma purtroppo, È successo, per eh me sì. esatto, è successo, però ho detto vedi, a distanza di tempo questo è successo, però Esatto. appunto Poi ti li aveva ho annunciato aiutati. anche, mi Sì. ricordo anche che Chiara ti aveva anche annunciato la nascita, l'arrivo La di una nascita, nipoti, sì, una no, nipotina. aprile del 2021 ha scritto, annunciamo novità, e io non riuscivo a capire. Ho detto, boh, annunciamo novità, annunciamo. Ho detto, ma di che cosa ha novità? Ho detto, io non mi guardavo. Mi ricordo che tu hai Esatto. detto, no, non sono mica io, perché io non voglio, io guarda, non lo so, adesso annunciamo novità, lo No, ricordo. no, no, che poi loro mi dissero, dice, arriverà Leonardo, perché io... Se ho detto se dovessi avere un altro figlio lo vorrei chiamare Leonardo e lui dice arriverà Leonardo e io gli ho detto mangiate tranquille, dormite tranquille, no. Però a loro chi glielo doveva dire? A te chi te lo doveva dire il nome Leonardo? Vabbè. E quindi Esatto, questo. E poi esatto. dopo mia sorella a giugno, dopo ha aspettato 3 mesi, ha aspettato, mi ha detto che era incinta, io ho detto ecco perché. Gli ho detto, La mi novità. dicevano tutti le novità, eppure nei contatti con gli altri, insomma, Certo, certo. annunciamo novità, arriveranno una gioia grande in famiglia. Guarda, non mi Sono così. guardate perché, esatto, perché questo Francesco è ingestibile, gli ho detto, quindi non potrei. E Lo invece so. poi dopo si riferivano. È vivacissimo, è una Sì, meraviglia, dai, dai, è vita, tanto, poi, argento tanto. vivo proprio, argento vivo, sì. Beh, vale. Sì. Però anche tu sei così frizzante, dai, con te tuo figlio No. essere diverso, Però tu lui dai, il me tuo lo dice, carattere è qui. mamma, io sono carico perché c'ho Lulù che mi carica. Sì. Amore, Sì, è così. amore. E quindi dice, io sono carico perché ho le sorelle che mi caricano. Sì. È così. Sicuro, perché sai, io sono No. convinta che i bambini, come gli animali, ma davvero sono convinta di questa cosa, vedano. Io ho avuto io ho due gatti, un cane, insomma, e il cane soprattutto, più di una volta, e proprio faceva, non so, Natale, faceva poi le feste, cioè scodinzolando come se vedesse qualcuno, capito? Con le zampe sul mobile, che non lo fa mai, che non lo fa mai, non si permetterebbe mai, perché è molto educato. Il cane di Alberto è Grande. venuto a mancare dopo qualche anno, però quando si puntava proprio ai posti, agli angoli puntava e loro si mettono negli Sì, angoli e quindi quando vero. arrivano loro sono negli angoli, no? Non le vedi al Li centro della vedo, non li stanza, poi percepisco. No, no. esatto, li percepiscono, sì. Infatti pure lui quando È vero. andava a Chico, il cane di Alberto, andava in camera d'Alberto, stava lì fermo, così immobile. E quindi Penso. lo percepivano, no, lo Sì. percepiva. Mio cane ogni tanto dà la zampa contro il muro, come se la desse a qualcuno, no? Deve Come se dire, la dalla desse a mano, qualcuno. c'è una zampa contro il muro così e guarda, come se vedesse qualcuno, capito? Io dico, ma chi è che c'è? Chi è che c'è? E dico io, no? Perché sono convinta, no? Nel Sarà senso, papà perché... tuo. Ma sì, ma sicuro, perché io tanto lo so che qua, a parte casa mia, puoi immaginare.
Esatto, Cioè, già di esatto. suo è Molto una casa, capito? Infatti, una volta mi ha detto: entro casa è piena di energia, una casa molto antica, e quindi nella sua storia, capito, ovvio, no? Che si è certo. accumulato un bel po' di. Loro mi le chiamano energie, mi hanno detto: nella casa ci sono tante energie, ed è vero. E poi è chiaro, le persone che mi vogliono bene, che sono vissute in questa casa, come mio suocero, mio papà, insomma, è ovvio che sono qua, capito? Quindi io. Per me sono delle presenze, cioè nel senso io so, capito, a parte che io ormai le percepisco, cioè non le vedo sempre, mi è successo di vederle, chi mi conosce, chi ha letto il mio libro lo sa, mi è successo di vederle, però le percepisco, anche quando parlo con qualcuno, mi capita delle volte, no? Quando mi chiamano, anche mentre sono al telefono che sto magari prendendo un appuntamento, nel momento in cui mi arriva proprio questa sensazione di gelo alla schiena, come proprio di brivido. Esatto. E io in quel momento lì sento, che cioè sento la loro energia, no? E infatti quando dopo sono in questa situazione, se sto un po' attenta, mi arrivano anche delle informazioni, spesso cioè, esatte, nel senso, capito? Allora, Arrivano. proprio le vedo, visualizzo delle cose, allora chiedo, ma tua figlia è così, ha i capelli biondi, è successo così, vedo un incidente, cioè mi ricordo delle persone che veramente al momento, ma non che vuole, cioè mi sono arrivate, non è una cosa che posso provocare, non è la mia. Non è la mia, non so, non ho mai sviluppata questa attitudine, capito? Cioè, arrivano così spontaneamente e vabbè. Chiaro che per una persona che ti chiama al telefono, che sa che vedi su un cellulare, gli dici certe cose, come è successo quando ho testimoniato l'Anna, ecco, vedi in quel caso lì, è chiaro che è una cosa importante, no? Perché capiscono da sole che è vera, perché non potrebbe essere diversamente, capito? Quindi dai, è straordinario, davvero. Guarda, ridendo e scherzando, e già sono passati già i 3 quarti d'ora, hai visto cosa ti ho detto? Vola il tempo, no? Vola, Vola, vola il vola, tempo, sì, vola, vola. assolutamente. Quindi, infatti, siccome Simona sa che devo sta dentro dei tempi, soprattutto questa volta, perché non si può fare, cosa posso dire? Non ci possiamo prolungare. Non ci possiamo prolungare per questioni fisiche, perché, ma, esatto, però sto bene, dai, si vede, non nel senso, non si, Si quindi dai, si vede, sto bene, alla grande vede. sempre, sempre più in alto, sempre più in La alto. madrina di Chiara non poteva Ti pare, io essere altrimenti. c'ho i fans là sopra che fanno il tifo per E me. ti fanno un tifo, per forza, assolutamente, se no. Dai, voglio scherzarci sopra. Comunque, Simona, dai, senti, io cosa devo dirti? Ti dico grazie di cuore per questa Grazie testimonianza che hai portato tu di Simonetta, capito? Di Alberto, di Chiara, insomma, tutte le persone, persone perché me sono tutti presenti, a te. Sì. capito? Sì, Non sono c'è presenti divisione fra di sempre. qui, fra di là. Io No, vedo sempre persone che assolutamente. sono, come hai capito, tutte queste persone che comunque che aiuteranno. La tua testimonianza aiuterà tante mamme che sono in ascolto, perché siamo quasi 200 in ascolto, quindi sicuramente sarà di conforto e aiuto, capito, ad altre mamme. Quindi ti ringrazio perché ci hai messo la faccia, cosa che io ringrazio sempre, perché non è da tutti, non è da tutti, come quando ricevo le conferme nei messaggi, molti me lo danno tramite messaggio privato, perché onestamente mi dicono non me la sento di. Certo, è Io normale, non se la rispetto, sentono. rispetto, capito? Tanto io lo so quando io ricevo un messaggio, insomma, in linea di massima, non dico 9 su 10 c'è il suo ricevente, capito? Non è che loro sprecano tempo, energie. Se fanno un messaggio perché c'è qualcuno che lo deve ricevere, Perché c'è non sono qualcuno, io. esatto, Sì, sempre, sempre, è sempre assolutamente. così, Simona. Abbiamo detto tutto, vero? Non ci siamo scordati niente, mi sembra che abbiamo detto tutto quanto. Tu che sei più brava, buona memoria della mia, Penso tutto. assolutamente. Tutto Sì, quanto, ti sei segnato i promemori, le cose da dire, quindi io sì, mi tu sono segnata sei anche bravissima. allora. Sì, mi sono segnata proprio. Pensa che c'è un amico mio che aveva una pizzeria, aveva problemi per vendere questa pizzeria, pensieri, tutto qua. Tu non lo sapevi, io non te l'avevo detto. E lei, Chiara, mi ha detto: dice, son la vedetta, dice, vicino più al ristorante, perché lui c'ha una tavola calda, pizzeria. Allora tu mi hai detto, dice, ma io non la so la tua vita privata, insomma, di privato non c'è niente, nel senso. E quindi lei C'entra. stava lì a fare la vedetta a questo qua, a questa pizzeria, a questa tavola calda, perché evidentemente lei stava in pensiero per questo amico Chiaramente, che per lui era un appunto problema sicuramente, se doveva stava venderlo aveva la molto, necessità di farlo, capito? sì, Quindi ci teneva. abbastanza, Sì. sì. Però E quindi ti ha fatto adesso. capire che la tua vita non è che sapeva tutto della tua vita, capito? Sa Tutto quello che tutto, tu. sì, Sì. perché loro lo sanno. Anche quando mi hai detto di Lucia, quando ci siamo visti, che io non lo sapevo,
del quaderno che io avevo scritto, i primi segnali che mi lasciava, ma io non sapevo ancora della sua esistenza, vedevo questi cuori. E tu mi hai detto che c'era un quaderno, tramite la metafonia, che c'era un quaderno dove io avevo scritto questi appunti, dice un quaderno nel cassetto. E io faccio, ma dove sta? Ma dove sta? Dove sta? E poi dopo la fine ci mangiavo sopra la sera perché erano i tavoli quelli di mia madre, il tavolo di mia madre in formica che mi diede col cassetto Eh sì, sotto quello per sotto poter le posate, quello consolare. delle posate una Esatto, volta, no? esatto. Esatto. E Eh posso sì. andare a vedere e ho trovato questo quaderno, gli ho detto, ma guarda, un quadernino piccolo. E quindi ho detto, ah, vedi, ho detto allora questo, ho detto, c'aveva ragione, perché ho detto, ma ho detto, forse non è per me Sì. questo messaggio. Invece no, era Sì. lei, perché lei lo vede, no? Eh sì, E per far lei capire che vede. vedono tutto della casa, capito? Questo è il discorso, no? Cioè, è Assolutamente. così, vedono Eh tutto sì. quello che succede, proprio la quotidianità, la vera quotidianità. Comunque, Tutto tesoro quanto. bello. Dai, Simona, Grazie. io grazie a Grazie. te, io grazie a te, Grazie. grazie a nome di tutti che chiaramente Grazie, grazie non possono a tutti. ringraziarti, ma lo faccio io. E poi tanto rimani in diretta perché sai, non si sa mai. Ovvio, Non si sa certo. mai, anche se dico Sì. sempre, io non posso fare domande. Infatti, io Esatto. ricevo quello che arriva, arriva, e I comunque vedo messaggi che sono anche per tutti. i messaggi sono comunque per tutti, no? Questo lo dico sempre, Esatto. no? Perché Assolutamente. l'insegnamento è per tutti e vale per tutti. Poi è chiaro che tutti egoisticamente vorrebbero, però è ovvio che non si possono ricevere 200 messaggi, è impossibile, capito? Però tu sei testimone che delle volte è venuta Chiara inaspettatamente, è Arriva arrivata, capito? Quindi. Chiara però col permesso, perché ti ricordi che Sempre. dice, ho chiesto permesso? E infatti Esatto, arriva sempre. con Alberto quando è, Sì, perché perché giustamente la sera loro sono piccole, dove vanno in giro e quindi li tengono sotto controllo, sì, e giustamente. quindi dice, ho Eh chiesto sì. permesso, sì, una sera è venuta, una delle sere, e sì, L'ha quello è. detto, lo Sì, so, lo so. è No, quello, tutti, però poi tutti secondo me sì, hanno dei permessi per poter comunicare, sono convinta di questa cosa, che non è che però tutti, alcuni tutti, dei no? Però. bimbi che più piccoli, no, i bimbi non nati, a maggior Sì, ragione, no? Penso esatto, di sì. sì. Dice, No, dove vai a no. girare, gli Comunque serpenti io i bambini, del a parte che io i bambini li adoro in generale, quindi io ho proprio una, cioè li amo proprio, infatti una volta mi ricordo che proprio al Convegno Santa Marinella, una collega, ero a tavola a mangiare con lei e mi guardò e mi disse: "Ma Ilde, ma tu lo sai che sei circondata da bambini, cioè sei proprio da sei piena, bambini. per cioè, lei proprio lei visualizzava, no?" E in effetti ti dirò che quando ho ricevuto, è vero questa cosa, perché poi quando ho ricevuto i messaggi importanti, quelli per me, diciamo, sono sempre voci di bambini, sempre voci di bambini, sempre, 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 proprio voci di bambini, capito? Quindi è incredibile, è proprio vero. E quindi grande amore. E ogni tanto mi capita di ricevere dei messaggi anche belli, nel senso, adesso mi è venuto in mente che ultimamente ho fatto un contatto con una signora e questa signora, suo figlio era 10 anni, che suo figlio ormai aveva 50 anni, quindi figli non se ne parlava più dopo 10 anni di matrimonio che non arrivavano, no? E suo marito gli ha detto, che era un'altra dimensione, gli ha detto, guarda che gli ha detto praticamente il bambino c'è, l'ha chiamato con un nome, dico sarà Diego per fargli capire un maschio, ha detto vedo già il volto, e lei mi dice, ma no, Ilde, guarda, non è possibile perché mio figlio ormai ha 50 anni, è badavine e badavà, quindi non cercano figli, per fartela breve. Praticamente sua nuora era già incinta, non gli avevano detto niente, poi aspettavano i 3 mesi prima di Aspettavano i 3 mesi, è dirglielo. Quindi, certo, quando è il marito gli ha chiaro. detto vedo il volto, perché veramente vedeva già il volto, è già fatto. Io vedo già il volto, lei ha detto, come per dire che c'era già. È straordinario, eh? È spettacolare, Straordinario, è è spettacolare, straordinario. è Va, spettacolare. ci Vabbè, sembra come di chiaro. parlarne. Dai, 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 adesso faccio un po' di contatti. Un Grazie. abbraccio grande Grazie. e Simona, grazie veramente di cuore, grazie della tua Grazie, testimonianza. Grazie grazie. Grazie infinite, ti a voglio bene. voi, grazie a te, pure io ti voglio bene. Ciao, zia. Ciao, zia. Ciao cara, grazie. Ciao, ciao amore. Ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. Ciao. Grazie. Ok, perfetto, eccoci qua. Allora, giriamo qua e torniamo a noi. Hola. Non ho visto ovviamente nessun contatto, cioè nessun contatto, nessun messaggio. Ce ne sono tantissimi, vedo tantissimi, tantissimi messaggi. Spero che non ci sia niente di... Allora,
Siete in orizzontale, qualcuno si l'hanno fatto apposta per stare tutte e due uguali. Allora, va bene, adesso non vedevo più niente. Ah, spero che non le abbiate viste bene comunque, anche se le avevo messe lateralmente. Guarda quanti messaggi che ci sono. Beh, intanto ci sono, che è già qualcosa, che di solito non si vedono nemmeno i messaggi, quindi va bene. Bello, quindi è una bella testimonianza. Allora, adesso veniamo a noi, veniamo a noi. Allora, vediamo un po', perché mi dite di girarmi? C'era qualcosa che... No, avete visto qualcosa mentre stavo facendo la diretta? Non so. C'è un messaggio, girati sulle tue spalle, non capisco. Ma non lo so, vabbè, niente, dopo andrò a vederle perché mi perdo, sono troppi messaggi. Dopo ci guarderò se avessi vedere qualcosa di particolare. Può succedere, eh? C'era un volto sopra di te a sinistra, ma dai, ma sul serio? L'abbiamo visto in tanti un volto di donna, dai! Ma dai, ma sul serio? Dopo vado a vedermi la diretta, io non me ne sono accorta, sinceramente, non me ne sono proprio accorta. Ero talmente presa perché avevo girato il telefonino, vedevo soltanto lei, non vedevo tutto il resto. Ah, che forte! Tu, infatti me lo state dicendo in molti, quindi vuol dire che è una cosa che... No, non ci posso credere. Vabbè, dopo mi guardo la diretta e me la vado a vedere. Sarebbe fantastico. Vado a vederla sicuramente con calma. Allora, dunque, perfetto. Qui tante persone l'hanno visto, meno la sottoscritta, l'avete visto tutti. Va bene, fantastico. Allora, adesso partiamo, facciamo un po' di contatti, ok? Io sto cercando di tenere la tempistica perché più di tanto non posso stare seduta, quindi è così. Allora. Facciamo un attimino e ve lo chiedo, è di raccoglimento, ok? Tutti assieme perché dobbiamo allineare tutte le nostre energie, perché dobbiamo essere tutti assieme in questo abbraccio energetico. Quindi è importante la mia energia, ma anche la vostra, perché più siamo collegati tutti, ok? E più tutto viene meglio, ok? Fantastico. Allora, un attimino di preghiera e di raccoglimento, ognuno nel proprio cuore. Faccio prima col fruscio, parto col fruscio, poi da quando si stabilizza passo alla voce. Ok, dunque, aspettate che tolgo le cuffie, perché metto le altre cuffie. Perfetto. Adesso sapete che faccio un piccolo operazione di rallentamento, di ampliamento delle voci. Lo dico sempre per chi è la prima volta magari che mi segue e non sa cosa sto facendo. È giusto dirlo. Ok, bene. Perfetto. Vado, eh. Allora,
non si sente. Com'è sta storia? Ok. Allora, c'è un bambino, ecco, abbiamo parlato di bambini. Allora, c'è un bambino, c'è un bambino, ok, c'è un bambino, c'è un bambino, c'è un bambino, ok. Ok, vediamo qua, qui mando passi dei baci. E poi dice tu pensa baci, come per dire che manda tanti baci, tu pensa baci, vediamo se mi dice un nome qualcosa, tu pensa baci, ok? Tu pensa baci, ok? Adesso vediamo se c'è un nome, se mi puoi dare un nome, un riferimento. Diego. Diego. C'è un bambino di nome Diego. Diego. Allora. Diego, sentite. Diego, sentite. Diego. Ok. Ok, Diego. Quindi se qualcuno ha un bambino di nome Diego. Ok? Ma... E dice io tranquillo perché probabilmente questa se c'è, non so se c'è la mamma in ascolto, se qualcuno la conosce, io tranquillo. Ok, sentite, io tranquillo. Io tranquillo, sentite? Ok, quindi vuole segnalare la sua mamma e suo papà che sta bene. Io tranquillo. Ok. Ok, va bene, io tranquillo. Va bene, dice va bene. Va bene. Ah, Daniela dice, il mio Diego, gli ho chiesto che mi mandasse un bacio, allora te l'ha mandato. Tu pensa baci, ti ha detto, guarda, hai avuto la prova, vedi? Va bene, senti, quindi stai tranquilla, va bene. Va bene. Va bene, sentite? Ok, quindi ti ha detto proprio, c'è un bambino, tu pensa baci Diego, io tranquillo, va bene. Quindi tu hai chiesto dei baci, mi ha dato un bacio, lui ha parlato proprio dei baci, quindi hai avuto, guarda, una prova fantastica che proprio ti ascolta, bellissimo. Aspetta, ma andiamo avanti. Che carino, ancora lui dice io penso alla mia mamma, come per dire che si piglia cura di te, io penso alla mia mamma, io penso alla mia mamma, bellissimo, senti, guarda, sentilo perché è proprio bello. Io penso alla mia mamma, senti? Bellissimo, io penso alla mia mamma, cioè lui si prende cura di te. Mi dice bella la Hilde, ma sono sempre te, bella la Hilde, grazie. Bello tu, beh, tenerissimo, bella la Hilde. Senti, bella la Hilde. Bella la Hilde, tenerissimo.
C'è Riccardo. C'è Riccardo. Sta a vedere che abbiamo parlato di Riccardo prima, l'ho nominato. Vediamo se è qualcuno che si chiama Riccardo, se è Riccardo di Napoli. C'è Riccardo, se è il mio amico o se è una comunque che chiaramente c'è Riccardo, si sente benissimo, sentite, c'è Riccardo. C'è Riccardo. Sente benissimo. C'è Riccardo, sente benissimo. Ok. Di Napoli, Riccardo. Grande. Ah, che emozione. Grazie, tesoro. Ah. C'è Riccardo di Napoli, sentite bene. C'è Riccardo di Napoli. C'è Riccardo qua di Napoli. Di Napoli. Di Napoli, sentite? Bellissimo, c'è Riccardo di Napoli. Grazie Riccardo, sempre che ci sei, sempre, grazie, grazie. Vedete, io l'ho nominato, vedete quando vi dico che noi siamo delle potenti antenne. Io l'ho nominato parlando prima con Simona. Ho ricordato lui, ho subito attivato la mia antenna e lui è arrivato, capito? Ecco, questo è l'amore. Ecco, questo è l'amore, la grande stima, l'amore. Ecco, bellissimo, si sente in maniera chiarissima. Lui dice a me, io ti ringrazio e sono io che ringrazio te. Io ti ringrazio. Io ringrazio te sempre, ti ringrazierò perché comunque hai cambiato la mia vita. Io ti ringrazio e tanto, ma non soltanto a livello di metafonia, proprio a livello di anima, quindi ti devo moltissimo. Io ti ringrazio. Io ti ringrazio. Sentite che bello? Bellissimo, grazie. Meraviglia. Meraviglia. Passiamo un altro tracciato. Sente benissimo. Ok. Anche aver avuto anche qua Riccardo, bellissimo. Vado avanti, eh? Vado avanti. Registro ancora col fruscio. Passo al riascolto, eh. Allora. Mettiamo la cuffia. C'è un Tobia, un nome un po' strano, tu dice, allora, Tobia ha detto, si sente, vogliamo qui la nave. Deve avere un significato per qualcuno questa frase, si sente bene. Allora, Tobia ha detto, vogliamo qui la nave. Ok. Tobia ha detto,
Vogliamo qui la nave. Vogliamo qui la nave. Ok, quindi questo Tobia deve essere un nome o un soprannome, quindi se qualcuno riesce a darmi una... E poi dice ok, un attimo. Allora dice siamo in otto, allora sta dicendo le cose precise, quindi deve avere un significato. Siamo in otto e poi dice rose in erba, come se ci fossero delle rose piantate nell'erba. Non so se fa riferimento alla sua casa, qualcos'altro, la sua tomba, non lo so, comunque. Ha dato il nome Tobia, ha detto vogliamo qui la nave e quindi può darsi che magari, che ne so, ha a che fare qui con un marinaio, non lo so. Siamo in otto rose in erba. Ok, quindi vado avanti. Ultimamente non conoscendo la voce, non, cioè la voce, le vite di queste persone, se non mi si dà riscontro non riesco a venirne fuori. Quindi come prima chi può dica. Secondo me questa frase che dicono è per quello che sta succedendo adesso, dice prende le armi Linetto. Perché chiaramente loro vedono tutto quello che succede, ok? Vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Allora, prende le armi Linetto, penso che si stia riferendo a quello che sta succedendo, ovviamente. Aiuto. Resti che vedono tutto. Ciao Raffaele. Raffaele, io ti amo. Quindi se qualcuno ha un Raffaele. Raffaele, io ti amo. Quindi secondo me deve essere qualcuno che ha... Maria mi sta dicendo, ricordo che Tobia era un nome di un sommergibile che fu affondato con otto uomini. Ma dai! Ma dai! Ma pensa, mi piacerebbe approfondire questa cosa qui, sai, perché... vabbè, se puoi, perché... Se non c'è nessuno della sua famiglia, vorrei capire perché. Vabbè, magari Maria, se non ti fa niente, magari gratamente dopo ti spiego perché ti faccio questa domanda. Però siccome so che non sono mai casuali le cose che dicono, e questo particolare del Tobia che è un nome sommergibile, otto uomini che sono affondati, come dice, otto rose in erba, mi fa pensare, capito, che forse non si riferisce alle rose come pensavo io in erba, ma... Proprio otto persone che sono morte in erba, magari giovani, ecco, quando si dice in erba giovane, potrebbe essere. Comunque, e poi parla di armi, quindi ci potrebbe stare. Magari privatamente ci sentiamo, mi piacerebbe. Poi, vabbè, torniamo noi. Raffaele, io ti amo. Quindi un Raffaele deve essere qualcuno che ha un... Raffaele, io ti amo. Raffaele, io ti amo. Ok. Raffaele, io ti amo. C'è Alberto. Eccolo qua, c'è Alberto. Ok, c'è Alberto. C'è Alberto. C'è Alberto.
Ok, c'è Alberto. Ok, penso che sia tu Simona, vediamo. Abbiamo parlato anche di lui, vedi. E dice, e siamo forti, ok, e siamo forti, dice Alberto, e siamo forti, sicuramente siete fortissimi, ok, e siamo forti, e siamo forti, e aspetta, che c'è un'altra cosa qua. Poi dice noi siamo, come per dire noi siamo, quindi Alberto dice noi siamo, quindi conferma tutto quello che abbiamo detto fino adesso, noi siamo, noi siamo, ok, quindi non eravamo, noi siamo, ok? Ok, poi aspetta. Ok, dice Alberto è ancora insieme, quindi probabilmente per i suoi genitori. Alberto è ancora insieme, quindi Simona faglielo arrivare perché sono convinta, abbiamo parlato di lui. Ok. Alberto è ancora insieme. Alberto è ancora insieme, quindi vuole far sapere questa cosa. Ok? Poi dice per Luisa qua. Ok, per Luisa, c'è qualcosa con la Luisa? Per Luisa. Ok, faccio sentire. Per Luisa, ecco brava Simona, diglielo ai genitori. Per Luisa, senti benissimo. Okay, vediamo se c'è qualche Luisa in ascolto, non lo so perché. Ok. Ok, va bene, grazie. Stavo guardando la notizia della Maria che mi diceva di questo sommergibile Tobias, che io non lo sapevo, guarda, mi interesserebbe proprio perché. Ah, Simone mi dice che Alberto era anche un marinaio, quindi guarda, neanche a farla a caso. La mia guida era un mozzo di una nave, capito perché ho fatto questo ragionamento? Volevo capire se c'era qualche cosa, capito? Ok, Luisa, per Luisa, quindi. Luisa, allora, vediamo un po'. Allora, per Luisa ti voglio bene, ti voglio bene, quindi messaggio per Luisa, ok? Ti voglio bene, ti voglio bene, ok? Ti voglio bene. Allora, dice noi siamo, babbo è qui, quindi è un papà. Noi siamo, babbo è qui, è per Luisa, è qui. Quindi è un papà, ok? Chi si chiama Luisa qui?
Allora, e ha un papà. Maria Luisa. Tu, il tuo papà, sei il tuo papà. Penso di sì, penso, eh. Ok, che ha il papà nell'altra dimensione. Babbo è qui, si sente bene. Babbo è qui. Quindi per la Luisa, il suo babbo è qui, quindi gli ha dato conferma al suo pensiero. Ok. Andiamo avanti. Ok. Ecco, Maria Luisa dice di sì. Ok, allora è per te. Giusto, confermato. Perfetto. Adesso proviamo a farlo con la voce, credo che si è stabilizzata l'energia, ok? Vediamo se danno qualche altra conferma. Ok. Vado, eh. Allora chiedo se è possibile, la possibilità di avere altre comunicazioni, sono qua a disposizione, ci sono tante persone da aiutare, lasciate messaggi, possibilmente con dei riferimenti, con dei nomi, affinché noi possiamo individuarvi velocemente, pur essendo in un gran numero in questo momento. Grazie, grazie infinite. Ok. Allora, prova. Ok, se vado con la voce, ok. Allora, Maria Luisa dice, siamo in due, prendiamolo con tanto amore entrambe. Certo, cosa direbbe? Probabilmente lo stesso messaggio. Sono due papà, se ci sono due papà per due Luise, non ripeto due volte la stessa cosa. Loro la ritengono una inutile perdita di tempo. Ecco, quello che voglio dirvi. È un messaggio d'amore per tutte e due sicuramente. Cioè, il mondo spirituale funziona così. Non sono così, capito, che tutto deve essere finalizzato, parlano sempre al noi, ecco, per dirvi come ragionano, no? Quindi se un messaggio a queste due persone, che purtroppo quando faccio i contatti personali è chiaro che è una cosa tête à tête, quindi non c'è possibilità di errore. Quando si è in 238 come adesso, può succedere, capito? Però non è che loro possono ripetere due messaggi per Luisa, sul babbo ti voglio bene, per Luisa, sul babbo ti voglio bene. Magari aggiungo qualcosa, non lo so, ecco quello che voglio dire. Rispondete ai vostri cuori sempre, sentite sempre le cose col cuore, lasciate stare il resto. Vedi, loro definiscono questi attimi di festa, quindi questa è la loro gioia, anche loro, no? Voglio dire, non soltanto nostra, no? Di ricevere i messaggi, ma anche loro, eh. Attimi di festa li definiscono. Attimi di festa, questo è fatto con la voce, quindi più forte. Ok, attimi di festa, va bene.
Allora, qui c'è un altro, grazie, io sono sempre stato assieme. Allora, grazie, io sono sempre stato assieme. Ok? Spesso vuol dire che rispondono a domande che non è nel nostro cuore, anche quello, no? Quindi quando uno su cuore certe fa delle domande, spesso danno una risposta, no? Quindi, grazie, io sono sempre stato assieme, adesso vediamo. Grazie, sono sempre stato assieme, sentite? Ok, va bene. Renato, Renato io sono. Renato io sono. Ok. Ha dato il nome. Renato io sono. Renato io sono. Ok. Ok, va bene. Quindi un Renato. Ok. Ok. Facciamo un'altra traccia. Allora, vado col fuscino ancora. Ok, guardano i figli i loro genitori, sente molto bene, guardano i figli i loro genitori. Guardano i figli i loro genitori. Guardano i figli i loro genitori. Qualche ragazza. Allora, c'è l'Anna. C'è l'Anna, come dice la, c'è non Anna, c'è l'Anna. C'è l'Anna, ok? Sì, c'è l'Anna. Sì, c'è l'Anna, abbasso. E poi dice figli Stella, Stella, figli Stella, contro B, figli Stella, quindi è un figlio secondo me Anna, ok? C'è l'Anna proprio. Figli Stella. Senti, figli Stella. Sì.
No, scusa, per i figli Stella, perdonatemi, per i figli Stella, ok? Per i figli Stella. Ok, per i figli Stella, bellissimo, ok. Per i figli Stella. Dice lei ora dipinge, questa Anna dice lei ora dipinge, forse qualcuno si chiede cosa fa, ok? E lei dice lei ora dipinge, probabilmente amava, penso, ok? Lei ora dipinge, quindi ha dato un altro riferimento, amava la pittura, probabilmente anche in vita, ok? Lei ora dipinge, ok? Lei ora dipinge, ok? Quindi ha dato un riferimento della pittura. Ok. Perfetto. Ora Fabrizio, ok. C'è ora Fabrizio, c'è ora Fabrizio, ok. Ok, quindi c'era l'Anna, ok, per i figli. C'è l'Anna per i figli, poi c'era Stella. Stella può anche essere uno, non lo so, comunque. Lei ora dipinge, quindi quello che fa, diciamo, nell'altra dimensione. C'è ora Fabrizio, perché qua non c'è la punteggiatura, quindi i messaggi sono uno dietro l'altro. È difficile capire dove inizia uno, dove finisce l'altro se non metto un nome, eh. Quindi c'è ora Fabrizio. C'è ora Fabrizio, ok. Fabrizio. Oh, questa è la mia amica Anna. Aspetta che mi suppitrici qua da qualche parte. Eccola qua. Ecco, corro veloce. Ecco qua, la mia amica Anna, grande pittrice che in vita era la sua professione. Allora è lei. Boh, basta. Dolly, è lei sicuramente. Va bene. Ascoltami. Sì, lei ora dipinge. Posso chiedere una cosa? Se ha dei figli questa, se questa Anna ha anche dei figli, per capire se la frase era sua o relativa alla frase dopo. E vedi, qua c'è anche una Kate che dice, mia mamma rispondeva sempre al telefono, dicevo sono l'Anna, come metto qui l'Anna, è bravissima a dipingere ma non si dedicava più negli ultimi anni e dicevo sempre di sviluppare questo talento, quel talento, quindi potrebbe essere anche lei, perché ha gli stessi riferimenti. Vedi, quando si fa le dirette con tanti diventa un problema. Però, sono due, ha detto un nome e una qualità, adesso non so se diranno ancora qualcos'altro. Però ha detto proprio c'è l'Anna, e questo è vero, ha detto proprio c'è l'Anna, c'è l'Anna proprio, ha detto, si è presentato l'Anna. Se questa persona si presentava sempre così, sono più propensa a pensare che sia Kate tua. Perché se al telefono risponde sono l'Anna, che è un modo un po' milanese di dire, penso così a sensazione che sia più tua, perché è una cosa particolare, no? Si è presentata dicendo proprio sono l'Anna. Ok, va bene, andiamo avanti. C'è Fabrizio, va bene. Allora, qua, aspetta un po' sul segno. Qua, ecco, c'è Fabrizio, qua. Fabrizio, sì, un Fabrizio, ok. Ecco. Ascolta, questo Fabrizio dice, penso qua c'è il Signore, come per dire, forse, non lo so, che magari in vita non era credente e adesso dice c'è il Signore, no? Quindi vuole dire questa cosa, no? E dice, penso qua c'è il Signore, ok? Penso che sia questa la lettura. Ok.
Dice, sono sovente là ancora, quindi probabilmente a casa. Dice, sono sovente là ancora, sono sovente là ancora. Quindi un luogo a lui caro, no? Sono sovente là ancora. Ok, sono sovente là. Ok, va bene, quindi vuol dire che. Allora, zia Stella ha due figli, ecco bene. Allora, questo qua che ha detto di parlare dei figli, Stella, quindi va bene. L'altra non mi ha più risposto, non lo so, quindi. Va bene. Vediamo un po'. E poi dice, c'è il sole, ti spiego, come se volesse dire che anche lì c'è il sole. No? Più di una volta loro hanno detto che il mondo di là è molto simile, come posso dire, al mondo terreno, no? Quindi c'è veramente il mare, le montagne, queste cose. Adesso dice, c'è il sole, ti spiego, come se volesse dire qualcosa. Ok, c'è il sole, ti spiego. Quindi qualcuno sa un Fabrizio e si è fatto queste domande, magari nel suo cuore, potrebbe essere la risposta. Ok? Allora, c'è ora Fabrizio, ok? Penso qua c'è il Signore, quindi come per dire che magari in vita non credeva, invece adesso crede. Poi sono sovente là ancora, quindi per dire che ancora nella vita c'è il sole, ti spiego, ok? Va bene, vado. Sì, faccio sentire, c'è il sole, ti spiego, ok? Ok. Quindi se ha qualcuno un Fabrizio, adesso io non posso andare indietro, vediamo un po' se c'è un Fabrizio. Oh, qua Clara c'è, cioè, Fabrizio mio fratello. Ti tornano le cose che ti ha dato Clara come messaggio? Potrebbero essere le cose che ha detto, soprattutto rispetto, penso la cosa più per riconoscere della fede, capito? O dei luoghi in cui è che qualcuno se l'è chiesto magari. Nel cuore facendo questa diretta e lui ha dato la risposta. Di solito funziona così, ok? Clara dice mio fratello, grazie mille, non ci mancherebbe, grazie a lui. Bene, bene, ok. Perfetto, andiamo avanti. Allora, c'è un Lorenzo. Lorenzo, sono qui e ti proteggo. Lorenzo, sono qui e ti proteggo. Quindi, ok, Lorenzo, sono qui e ti proteggo. Lorenzo. Ah sì, si protegge, non proteggo, protegge. Ok, Lorenzo, sono qui e ti protegge, quindi sta dicendo a qualcuno che è in momento di difficoltà che sta proteggendo sicuramente. E dice una cosa, dice lì sono pazzi. Penso che si riferisca a qualcosa in particolare, dice lì sono pazzi. Penso. O si riferisce alla situazione in generale che stiamo vivendo tutti in questi ultimi giorni, oppure dice lì sono pazzi, ma è riferito questa persona, questo che si chiama Lorenzo. Ok. Lì sono pazzi. Sentite, lì sono pazzi, proprio dice. Abbiamo finito anche questa. Ok. Perfetto,
Perdonatemi se non rispondo a tutti, perché se o guardo i messaggi o faccio quello che devo fare, se no mi distraggo troppo, quindi guardo proprio il minimo indispensabile, ok? Vado avanti, faccio ancora un altro messaggio, che ce la faccio. Ok. Ok, passiamo all'ascolto, ok? Che si sente così basso? Fammi capire. Tutto al massimo. Vabbè. Allora, c'è un'Elia. Allora, aspettiamo, partiamo dall'inizio qua. Allora dice, il bene è lì, si sente molto basso, eh? Il bene è lì, ok? Il bene è lì. Prova a farmelo sentire, ma è veramente basso. Non so perché, ma è così. Bene lì, sì, vedo che l'ho fatto col fuscio, eh? Ok, comunque il bene lì, va bene. Un attimo. Dice colpino sento, colpino sento, colpino sento. Poi dice che sente, c'è un colpino sento, ok. C'è anche un pino, quindi penso pino nome, penso pianta. Ok, pino, allora. Che può essere Giuseppe, si chiama Pino, per ipotesi, eh. Col pino sento, ok, quindi c'è un pino. Allora, fammi un po' vedere. Col pino sento. Sono Elia, si sente molto flebile ma si sente bene, per me con le cuffie insomma, sono Elia, ok, colpino, ok, adesso più di così non posso metterlo onestamente, alto, vabbè, colpino sento, sono Elia, ok. Allora, vediamo un pochettino se c'è qualcosa. Ok, avanti. Allora, lì bene, con Pino sento, sono Elia. Sto scrivendo le cose.
Allora, Pino, mio marito. Ecco, Lucia dice Pino, mio marito. Ok, Pino, mio marito. Ah, ecco, era giusto, nome di persona, quindi Pino, va bene, perfetto. Ok, poi andiamo. Ah, ecco, Pino, Giuseppe, papà di... Ah, ecco, Pino, Giuseppe, papà di Lia. Allora, torna tutto, perfetto. Ok, va bene. Allora, giusto. Ok, giusto, tornano i nomi. Infatti l'ho detto Pino, San Giuseppe, invece è proprio giusto, è proprio giusto. Ok, va bene. Bene, bene, bene. Ancora dice c'è un Lorenzo, probabilmente questo Lorenzo non è stato ascoltato o forse chi ha ascoltato non è in linea o si è addormentato, quindi c'è ancora, c'è Lorenzo, continua a insistere, sono qua, continua a dire sono qua, Lorenzo, ok? Ah, ecco, Stefania dice Lorenzo potrebbe essere il mio bimbo mai nato che ha risposto il mio pensiero sulla guerra. Ah, perché è già la seconda volta, dice poi Lorenzo, c'è Lorenzo, sono qua. Ok, c'è Lorenzo, sono qua, capito? Come per... C'è Lorenzo, sono qua. Perché tu fai... Ah, Stefano, si è fatto un pensiero sulla guerra, può essere. E infatti, secondo me sì, perché dice sacrilegio, sacrilegio rispetto alla guerra, senso, sacrilegio. Sacrilegio. Sacrilegio, esatto, proprio un sacrilegio quello che sta succedendo. Aspettate. Niente. Facciamo un'altra traccia. Ok. Faccio con la voce perché è troppo, troppo bassa adesso, sta scendendo troppo. Allora, questa volta la faccio con la voce perché c'è il volume che è troppo basso. E non riesco a farlo sentire, voglio sentire quel cuffio e fatica, quindi non è proprio il caso. Facciamo un'altra traccia. Allora, bene. Allora faccio la traccia e anche il fuscino, faccio tutte e due, così perlomeno ho una base un pochettino più ricca di rumori, di suoni, ok? Sì, è un momento veramente brutto, stiamo vivendo tutti. Ok, vediamo un attimino. Allora,
Allora dice, scusatemi se sorride, dice Francesco, Francesco, sono una realtà chiara. È arrivato un messaggio per Simona, perché Francesco è suo figlio. Ok. Ascolta, Pino è mancato 10 giorni fa. Ah, Lucia, ma dai, e si è già fatto sentire. Incredibile. Incredibile. Scusa, ma voi se l'ho guardato mi è venuto... Va bene, scusa, torniamo a noi. Simone, io non so se tu sei ancora in linea. Francesco è solo una realtà e si sente chiara, quindi penso proprio sia tu, perché Francesco è tuo figlio, e ne abbiamo parlato prima e lei comunque ti ha fatto sentire il suo saluto e anche secondo me il suo grazie per la tua testimonianza, lo vedo così. Francesco? Francesco, sentite, questo è fatto con la mia voce rovesciata, eh? Francesco, ok. Sono una realtà chiara. Sono una realtà chiara. 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 Sentite come sente bene. Chiara. Spero che Simona sia ancora in linea, perché è il premio alla sua testimonianza che gli ha dato. Bellissimo. Bellissimo. Anche Lucia, devo dire, incredibile, eh? I 10 giorni che è mancato si è fatto subito sentire. Ed è anche il papà di Elia, quindi anche il nome Elia, vedi? Cioè Elia, Pino, incredibile. Va bene, andiamo avanti. Sono arrivati assieme, papà e figlio. Fantastico. Continua, sono chiara, cioè, sono chiara, come dire, sono io, sono io. Sì, abbiamo sentito, sono chiara. Ok. Sono chiara, senti Simona com'è chiara. Sono chiara, cioè, come dire, se non capite ve lo dico io, sono chiara. Sono chiara, ok? In tutti i sensi, ok. Un bacione, ti do un bacione, guarda. Felice che hai parlato di lei, guarda, guarda com'è grata, felice. Un bacione. Un bacione. Un bacione, bellissimo. Questa cosa è un po' per me imbarazzante dirla, non la dico, perché riguarda la politica di questo momento, la guerra. Vi dico soltanto, bisogna punirlo, sapete, dice anche il nome. Bisogna punirlo. Bisogna punirlo. Sicuramente non sono felice nell'altra dimensione. Bisogna punirlo, ok? Lo faccio sentire, non lo dico, ma voi sapete già cosa sto dicendo. Ok? Ok, avete sentito? Ecco, non lo dico nemmeno. Avete già capito chi è? Perché sicuramente, non sono felice di come sta facendo quello che sta facendo, eh? Bisogna pulirlo, ha fatto proprio il nome, quindi... Cioè, è pazzesco, sentiamo bene. Bisogna pulirlo. Ok. Ok, perché già non sono molto contenti, eh? Vedete, non lo dico nemmeno, avete già sentito da solo. Ok. Veramente è una roba immaginabile. E dicono detto noi qui, detto noi qui. Tolto che
detto noi qui, quindi fanno vedere che vedono quello che succede, sta succedendo anche adesso, no? Detto noi qui, no? Proprio li vediamo, no? Ok. Mi sono ripromessa di non parlare di questa cosa, di non esprimermi, però è arrivato il messaggio, quindi sono contento che l'abbiate sentito con le vostre orecchie. Tutta una conseguenza, purtroppo, tutto. Però non bisogna perdere la speranza, la fede, non siamo soli, sicuramente non siamo soli in questa battaglia, quindi saremo aiutati al di sopra di ogni nostra speranza. Mettiamola così, va. Ok, niente, non riescono a parlare di questa cosa. Visto di là, dice. Lui si crolla. Ok. Visto di là, lui si crolla. Beh, sicuramente non farà una bella fine. Ok, sì. Allora, visto di là. Visto di là. Ok. Lui si crolla. Lui si crolla, sentite? Ok. E poi dice, siamo tutti con Dio sa, come per dire, siamo tutti con Dio sa, come per dire che anche lui dovrà rendere poi conto, perché se la giustizia degli uomini è lenta, a volte non arriva proprio quella divina, mi ha detto più di una volta che non sbaglia mai, eh. Siamo tutti con Dio sa. Sì, scusate, sto prendendo i colpi. Siamo tutti con Dio sa. Allora. Ok, siamo tutti che Dio sa. Come siamo tutti che Dio sa, cioè tutti siamo, capito, ognuno di noi sa la nostra vita, Dio non scappa nulla, ok? Quindi ci stiamo dicendo una cosa importante, no? Molto importante. E poi dice, è un cuore questo sconosciuto, come per dire che non c'è cuore. È un cuore questo sconosciuto. Perché per certe persone il cuore è proprio sconosciuto, secondo me. Non sanno neanche da che parte si parte. È un cuore questo sconosciuto. Un cuore. Ok. Questo sconosciuto. Ok, chiaro, se avesse cuore non succederebbe quello che sta succedendo. Ok, va bene.
Perfetto. No, non siamo soli, no, Barbara. Vai, fidati. No, grazie a Dio, almeno questo. Almeno questo. Ok, ragazzi. Allora, io adesso direi, facciamo un altro messaggio ancora. Vado, faccio sempre con la voce, quindi io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, il grande Riccardo, tutti quelli che sono intervenuti. E grazie sempre, noi continueremo a pregare per la pace, sempre, non ci stancheremo mai, chiediamo che la vita vada oltre e che esiste la giustizia divina a cui non si scappa. Ne sono certa. Allora, c'è un Giuseppe, dice, papà, ci sono i panni, ci sono i panni. I panni di solito sono anche i vestiti, no? I panni, intendo, in Romagna per esempio sono i vestiti, no? Papà, ci sono i panni, come per dire, quindi probabilmente che hanno ancora i vestiti del loro papà, penso che sia così. Papà, ci sono i panni lì, sentite? Giuseppe, papà, ci sono i panni lì, Giuseppe, quindi... Secondo me è un papà, ok? Oh, scusate, questa è partita da solo. Ci sono i panni di Giuseppe, ok? Va bene, ok. Vuoi scrivere o fa niente, avete capito? Papà, ci sono i panni di Giuseppe, ok? Quindi questo papà, secondo me, si chiama Giuseppe e i suoi vestiti sono ancora in armadio da qualche parte, non sono stati nemmeno spostati, penso, eh? Giuseppe sì, il papà ci sono lì i panni, Giuseppe sì. Ok, va bene, Giuseppe, ok. Allora, Lucia dice, Giuseppe, mio marito ci sono i suoi panni in valigia. Ecco, vedi, ancora lui, vedi? Mamma, incredibile, veramente incredibile. Continua proprio, che secondo me, essendo mancato di 10 giorni, cioè mi è passato la dimensione da 10 giorni, che ti dia subito queste prove così grandi, capito? Lui è anche tuo figlio, ti stanno proprio sostenendo, dici, ma tanto, tanto, tanto. E lo capisco perché sei rimasta sola e sono solo felice di questa cosa. Spero che tutti gli altri capiscano perché il mondo dello spirito è sempre così protettivo, no? Ok. E poi ti dice ti amo. Sente benissimo, ti amo. Commovente sempre quando sento queste cose. Ti amo. Senti, ti amo, senti. La mattina dice ti amo, come per dire la mattina quando ti svegli dice ti amo, la mattina ti amo, senti. La mattina qui. La
mattina e qua ti amo. Ti amo, senti come sente bene. Bellissimo, bellissimo. Guarda come ti sostengo, Lucia. Guarda, io lo capisco perché davvero sei rimasta sola, quindi sono solo contenta, sola nel senso fisicamente, perché vedi che non sei sola per niente. C'è tuo figlio, c'è tuo marito ancora vicino a te. Bellissimo. E poi ti dice grazie giù, perché probabilmente tu hai fatto molto. Grazie giù. Ti vuoi ringraziare. Grazie giù. Grazie giù. Grazie giù. Si sente bene, eh? Grazie giù. Meraviglioso. E poi dice, era promessa, come per dire che forse vi siete promessi qualcosa che si sarebbe fatto sentire, non lo so, non so la vostra vita, però dice, era promessa, quindi vuol dire che come se fosse una promessa che ha mantenuto. Ok, va bene, era promessa. Era promessa, vedi? Era promessa. Ok, come se fosse stata una promessa che ha mantenuto, ok. E poi dice permesso stare qui, come per dire che ha avuto il permesso, e questo ritorna al discorso che dicevo prima, che hanno il permesso per venire, permesso stare qui, ok? Quindi 10 giorni che ha passato la dimensione ha avuto il permesso per stare qui, per aiutarti, per sostenerti. Permesso stare qui. Ok. E dici. Poi dice una frase, dice siete venuti qui, ok? Scusate, siete venuti qui. Ormai chiedi al bisogno. Questo qua secondo me è perché forse loro vorrebbero che noi, quando ci pensiamo a loro in ogni momento della nostra giornata, mandiamo un pensiero d'amore con la consapevolezza che loro sono vicino a noi, no? Invece probabilmente loro quando vedono queste dirette che arrivano e vedono persone che magari chiedono il nome così, solo il bisogno, perché in questo momento sentono il bisogno, poi magari non è che pensano che durante la giornata loro ci sono lo stesso nella loro vita, è solo che non li vedono, non li sentono, ecco questo che secondo me vogliono dire, no? Allora dice, siete venuti qui, qua, siete venuti qui. Siete venuti qui, ormai chiedi il bisogno. Vedi? Ormai chiedere il bisogno, capito? Come per dire, noi ci siamo sempre, non soltanto in questa diretta con la Inde, per dire, ci siamo sempre. Ecco, quindi immaginate veramente sempre questo colloquio che prosegue anche quando non ci sono io, anche quando finisce la diretta, perché vi assicuro, credetemi che è così, non è un'illusione, non lo è un'illusione, è realtà, è veramente una realtà. Ok? E tutte le testimonianze che sto portando, che poi sono una minima parte nei centinaia di messaggi che ho fatto in questi anni, in questi ultimi 10 anni, però è solo per dimostrarvi quelli che mi ricordo, perché tante persone mi ricordo i messaggi, non mi ricordo più i nomi, né chi l'ha ricevuto, non saprei neanche come rintracciarli, hanno avuto magari messaggi bellissimi che mi ricordo, però non riesco più a rintracciarli, quindi questo è un piccolo campione di persone per far capire che è possibile. Ok, quindi parlate sempre con i vostri cari perché siete sempre ascoltati da loro, sempre. E anche da Dio, non vi stancate di pregare, soprattutto adesso, in questo momento. È importantissima la preghiera. Qualsiasi preghiera, qualsiasi credo, senza fare distinzioni. Ok?
ma l'importante Dio è uno, basta. Ho detto questo, ho detto tutto. E poi dico noi seguire qui, vedi, quindi seguono il discorso noi seguire qui, quindi vi seguiamo, non è vero, capito? Noi seguire qui, noi seguire qui, ok? Quindi chi ci seguono, quello che dicevo, non siamo soli, ok? E poi dico noi star di lì, come per dire che loro sono qua con noi, solo che vibrano una dimensione diversa dalla nostra, noi stare di lì. E quindi noi, per il nostro, come siamo strutturati il nostro occhio, non riusciamo né a vederli né a sentirli, né di massima, tranne che caso ovviamente, che noi stare di lì. Noi star di lì. Ok, quindi questa è l'ultima frase che hanno detto per farci capire che loro sono con noi, quello che sto dicendo io non l'hanno sentito e hanno confermato. Ecco, quindi noi siamo con voi, vibriamo una vibrazione più veloce, voi non riuscite a vederci, il vostro occhio non è strutturato per vederci o per sentirci in linea di massima, ma loro ci sono, quindi tutte le volte che voi fate un pensiero d'amore verso i vostri cari, siete ascoltati. Tutte le volte che pregate, siete ascoltati. E soprattutto in questo momento è importante che tutti noi preghiamo veramente, chiediamo aiuto, perché ne abbiamo veramente bisogno, perché stiamo attraversando veramente una valle scura, ma veramente una valle scura. Quindi non perdiamo la speranza, perché comunque il bene trionferà e trionfa sempre. La vita prosegue, non temete nulla, siamo molto di più di quello che si vede. Vi abbraccio. Ringrazio tutto il mondo spirituale che ha risposto alla nostra chiamata, ringrazio Simona che ha portato la sua testimonianza, il suo focus, ringrazio tutti voi che mi seguite sempre con grandissimo affetto, vi abbraccio e ci vediamo alla prossima diretta sulla mia pagina che tutti conoscete, piuttosto che su Focus, vediamo un attimino come starò e poi deciderò se riuscirò a farlo. Un abbraccio, grazie, buonanotte a tutti, ciao!